Carissimi amici, ben ritrovati per una nuova puntata di Radio Talk. Ci troviamo qui al Caffè Moretti, come di consueto, a San Benedetto del Tronto, che ci ospita, e con noi un ospite molto interessante, un personaggio, la vediamo anche dagli occhiali. No. Soprattutto Paola Narcisi. Ciao Paola. Ciao Stefano, grazie che mi hai invitato, mi avete invitato a partecipare a questa... Io Paola Narcisi l'ho sentita cantare, devo dire che è una grande artista. Lei nella vita fa solo questo, sì, giusto? Quindi sì, praticamente sì. Non... Ci provo. Anni? A volte ci si riesce un po' di più, a volte di meno. 31. 31, giovanissima, sei di? Martinsicuro. Sono originaria marchigiana, doc. Si sente poco. Di Spinetoli, appunto, sì. poco. Poi da qualche anno residente a Martinsicuro. Quindi ti abbiamo un po'... Cioè, riportato a casa. Dico t'abbiamo perché sono abruzzesi, allora solo perché... Però ok, siamo nelle Marche, giusto? Viva le Marche! Viva le Marche! E la passione del canto è nata da giovanissima? È nata da giovanissima ed è nata per noia. Per noia? Sì. Per noia. Descrivici. Perché insomma, praticamente il mio paese di origine, che è Spinetoli, sì. 700 anime, due bar, sì. E basta. E quindi noi giovani ruspanti che avevamo voglia di fare, di conoscere, di imparare, ci siamo dovuti un attimino, come dire, ingegnare. E ci siamo ingegnati realizzando un coro parrocchiale a quattro voci. Caspita. Senza uno strumento, perché nessuno di noi sapeva suonare. Tipo i neri per caso, esatto, un gruppo vocale. No, quello era Tikiti dei Fichi d'India. Tikiti. Sì. Una mia amica fa la prostituta, mi ha detto che con 100.000 mi faceva tutto quello che volevo. Gli ho detto vieni a casa mia a imbiancarmi. Va bene. Quindi, più o meno, esatto. È carina come cosa però, così. Quindi quattro voci, quindi eravamo soprani, mezzosoprani, contralti, e i pochi maschietti che c'erano facevano i tenori. Che bello. Però non avevamo uno strumento, non avevamo una chitarra, non avevamo un organo, perché nessuno sapeva suonare, eravamo anche molto giovani. Fino a che un giorno quella che poi è diventata la mia primissima insegnante di pianoforte, sì, Mara Mattioli, ci ha sentito, forse gli abbiamo fatto pure un po' di tenerezza, no? E ha detto ragazzi, se volete vi seguo. E da lì è nato un po' tutto, è nato... Quindi parliamo, avevi 13 anni? 12 anni, ah, 12 ecco. anni, e 14 da lì, insomma... forse non ci arrivavo. Da lì quello, diciamo, che era nato come passatempo e come gioco è diventato una vera e propria passione, che poi ho avuto sempre più l'esigenza di approfondire, di portare avanti con lo studio. Quindi hai studiato ovviamente canto a livello professionale. Ho studiato 8 anni di pianoforte, poi ho fatto un anno di canto lirico al Sieber di Offida, e dopodiché mi sono trasferita a Milano e ho fatto l'audizione all'Accademia Internazionale del Jazz con direttori artistici, e di questo ne vado veramente orgogliosa, Franco Cerri ed Enrico Intra. E sono stata ammessa e da lì è iniziato un po' tutto, perché poi mi sono davvero specializzata e ho iniziato a fare i primi lavori dalle navi, teatri. Quindi diciamo che mi parlavi di jazz. Sì. Vuol dire che, cioè, il tuo genere musicale in generale è più... Sì, verso penso, quel tipo di... penso proprio che la mia pasta vocale sia perfetta per il jazz. Per il jazz o comunque per la bossa nova, per il genere folcloristico, ma anche cioè, la musica popolare in generale, che possa essere una tarantella. Una... Sì. E... La mia grande passione è sempre stata il jazz, venendo comunque per quasi 10 anni da uno studio di musica classica. Ok. Quindi ci sono arrivata
a trovare quello che era poi il mio percorso artistico. Bene, vediamo intanto un'esibizione dal vivo di Paola Narcisi. A più tardi.
ben ritrovati con Paola Narcisi. L'abbiamo ascoltata e vista in una interpretazione di un brano dei Pink Floyd. Sì. Questa esperienza con questo gruppo che è una tribute band. Questa esperienza con questo gruppo è nato appunto a Milano quando ero lì per fare l'Accademia Jazz. Mi chiamò il direttore artistico del gruppo. Sì. Perché è un gruppo di 11 elementi. Caspita. Sì. Una grande tribute band. Si chiama Think Pink Project. Praticamente si cercava di riproporre la musica dei Pink Floyd il più verosimilmente possibile rispetto alle registrazioni originali da disco, non da live. Cercavano una cantante che riuscisse in qualche modo, anche se lontanamente, a riproporre The Gig in the Sky, che è il brano che poi ha fatto le coriste dei Pink Floyd, e ci sono riuscita. Non so se bene o male, però... Sicuramente. E diciamo, a seguito poi di questa di questo progetto, cioè poi ne sono nati altri, hai cantato per altre band o se, sì, ti allora, sei più spostata su qualcosa di... Questa è stata forse, per quanto riguarda la musica rock, la più importante per me, sia da un punto di vista artistico che umano. Poi ho fatto anche il metal. Ah! Ho fatto parte di un gruppo che si chiamavano i Raven, dove facevamo gli Perfect Circles, i Panteras, i Metallica. Però la è durata poco, la mia anima non è così metal. La voce femminile, no? Sì. In questo tipo di canzone, cioè che tipo di... cioè è più una voce... Io perché magari sento gli uomini che fanno la voce... Cioè molto più... Invece la voce femminile è sempre uguale oppure la anche... La voce femminile... Si distorce anche un po'. Probabilmente è più facile per una donna fare questo tipo di musica, perché comunque al di là dei suoni un po', sì, dell'oltretomba, vi sono gli acuti. I grandi cantanti metal hanno estensioni vocali davvero importanti, che normalmente per una semplice tribute band non è facile da riproporre, per cui si cerca il supporto di una voce femminile per arrivare a fare quelle note che normalmente un uomo non riesce a fare, a meno che non sia proprio un tenore leggerissimo che comunque dietro uno studio finalizzato a quel genere di musica possa riproporre certe estensioni. Bene, bene, bene. Io volevo condividere con i nostri amici telespettatori un'esperienza che ci stava raccontando Paola nel fuori onda. Sì. Perché Paola è stata a Sanremo. Sì, sono stata a Sanremo più di una volta. Come cantante? Sono stata prima come... diciamo, ci ho provato per andarci. Okay. Io, no? Okay. Sanremo, l'Accademia di Sanremo, ho fatto l'Accademia di Sanremo, sono arrivata anche tra gli ultimi 60, tra l'altro. Ottimo. Poi non sono arrivata all'Ariston. Poi sono tornata successivamente come autrice. Ah. Praticamente io ho scritto un brano che si chiamava all'epoca Una donna sola, che poi è stata ascoltata e presa per la primissima tournée di Cristiana Calone, che è la figlia di Massimo Ranieri. Caspita. E il brano da Una donna sola è diventato Donne sole, perché erano in due ad interpretarlo, sono in due ad interpretarlo. Praticamente ero lì come autrice, sì, ero anche abbastanza orgogliosa di questa cosa. A un certo punto mi vengono ad intervistare, c'erano diverse radio presenti all'interno del Palafiori, e mi chiedono: ci dica lei che è l'autrice il titolo del brano. Non me lo ricordavo. Oh, panico! Panico? Panico perché... cioè, niente. Proprio, penso sia stata la figura più barbina, pessima. Che abbia uomini soli. Ero troppo emozionata, ecco, ci mancava quello, uomini soli. Le città delle mezze. Ci voleva Paolo Bitta, ci voleva. No, mi rivolgo spesso al nostro cameraman e regista Simone Casali, che salutiamo, ciao carissimo amico. A
Allora, parliamo di invece un progetto inedito, che ancora si può chiamare inedito. Sì. Quindi è nata questa canzone scritta, allora, o più canzoni? Sono più canzoni, ma sono più canzoni che ho scritto anche in diversi periodi della mia vita. Cioè non è un album che è stato scritto nell'ultimo anno, sono diversi brani scritti negli ultimi anni che ho arrangiato precedentemente anche con piccole etichette locali, arrangiatori locali. Anzi, se mi posso permettere di citarlo, diciamo, quello che mi ha portato un po' alla vera realizzazione artistica da questo punto di vista è Johnny Di Clemente, che salutiamo. Lo salutiamo assolutamente, grande maestro, grande chitarrista locale, poi tra l'altro è nostrano davvero, che adesso gira l'Europa con i suoi progetti, ma è nostro e ce lo teniamo. Certo. Quindi sei anche scrittrice? Sono, sì, cioè scrittrice, scrivo, cerco di mettere su foglio quello che provo, quello che vedo, le mie emozioni o le emozioni di qualcun altro, ma che comunque mi colpiscono direttamente. E ci scrivo una canzone. Poi Johnny lo ascolta, ci butta giù il primo arrangiamento e da qui siamo arrivati ad Andrea Rigonà, a Gorizia e quindi anche ad Elisa. Ed è per me un lavoro che ancora deve uscire, ma di grandissima soddisfazione. E mi parlavi la pubblicazione probabilmente nel anno 2015, nuovo. Sì, ancora il lavoro è da finire, ancora un po' a livello embrionale. Ci sono dei brani già editi, quindi che ho già pubblicato e abbiamo solamente riarrangiato, mentre ce ne sono tre proprio inediti che ancora non... Allora, quale hai scelto per i nostri amici ascoltatori? Vita. Vita, ce l'ascoltiamo subito. Consapevole di avermi persa, mi sveglio distrutta in uno squallido monolocale. Tempio precario e perverso di un'esistenza senza morale. Mi lascio lì, nel mio mistero. Mi lascio lì, e così sia. Trovarmi un giorno di aprile davanti una porta, un numero, un nome e tanta paura. Paura di dovermi svelare, riprendermi in mano, riprendere a correre e a camminare. Giudizio umano, ma per me disumano. Sola io contro me stessa. Vita che vuoi vedermi come vittima di quel mostro vivo dentro di me, senza regole. Vita che può essere bella. Porta si è aperta pian piano, uno sguardo, un volto, fermezza e premura. Io volevo soltanto scappare, rifugiarmi in me stessa, in quell'angolo oscuro che non mi fa vedere. Ma resto lì, seppur con paura, mi affido a te. Grazie a te, signora Sentina.
settembre, conosciuta in un giorno di aprile, di primavera. Hai ridato vigore alla mia anima, proprio come dopo una pioggia d'estate fa un raggio di sole. Saluto anch'io, non senza dolore, ma ora da sola devo continuare. È bravissima, brava, buonasera, da Mica. Devo dire, Paola Narcisi, molto brava. È un nuovo talento che io ho scoperto, si dice così, no? Mica, ma potresti regalarmi il tuo papillon? Sì, Mica, so Babbo Natale, eh? Bene, allora mandiamo adesso top 10 di Joe DJ. Ehi. Hey. Bene, eccoci qua. Scusate per l'interpretazione di Mica. No. Fantastica. Fantastica, va bene, no? Allora, ci ritroviamo. Oh mio Dio. È fantastico. Ma perché tutti qua? Va bene. Ok, prima il cantante. Siamo in clima natalizio. È fantastico, cioè è bellissimo. È Teddy Bear un po' più grande. Ti ricordi? Non so se l'hai visto il film Teddy come no? Fantastico. Fantastico. Sicuramente diceva molte più parolacce rispetto a questo simpaticone, è bellissimo. Bene, allora, torniamo un attimo seri. Ci proviamo. Cara Paola, ci proviamo. E niente, vogliamo dare ai nostri amici ascoltatori dei riferimenti, perché ecco, tu ti esibisci da sola, sì, ma anche in coppia. Giusto? Sì, io mi esibisco da sola, sia come piano bar, che a livello proprio di concerto inedito, o con un duo, con un chitarrista bravissimo che è Antonio Feriozzi, con il quale reinterpretiamo dei brani storici, diciamo, della musica italiana. Sì. Facciamo rock melodico italiano da Vasco Rossi, Van Graziani, insomma, un bel repertorio. Per cui, per chi potesse essere interessato, o mi contatta tramite Facebook, Paola Narcisi, e ci siamo, oppure management.narcisi@libero.it.
Perfetto, quindi diciamo fate matrimoni, eventi. Assolutamente. Dove c'è arte, sì. Ecco. Dove c'è arte, perché... musica e voglia di divertirsi. Voglia di divertirsi senz'altro. Bene, siamo in chiusura, ringraziamo come sempre il Caffè Moretti che ci ospita. E dobbiamo salutare io e Paola, una cara amica carissima che ha fatto sì che ci conoscessimo e quindi già. Possiamo dire insieme 3, 2, 1 ciao Curzi! Thank you.